Caro Gesù bambino, può sembrare strano che io ti stia scrivendo, ma in questi giorni, mentre stavo mettendo a posto dei vecchi scatoloni pieni di libri e carte varie, è saltata fuori una lettera. Credo una letterina scritta al tempo delle scuole elementari. Sono rimasto subito molto sorpreso. In un baleno sono riaffiorati tantissimi ricordi di infanzia. Rivedere quella calligrafia attenta e precisa mi ha riscaldato il cuore. I bambini sono capaci di fare grandi sogni, ma non complicati, semplici e pieni di bellezza. In un crescendo sono riemerse dalla memoria tante esperienze di vita, gioie e paure, conquiste e fallimenti, piccole e grandi scelte compiute, persone che hanno preso parte alla mia vita e altre che per un motivo o un altro ne sono uscite. Nella lettera pregavo e chiedevo a te, caro Gesù, cose semplici ma essenziali. Pregavo per la mia famiglia, per i miei amici, ma sono rimasto colpito dal fatto che tra quelle preghiere c'erano anche i poveri, i malati e tutte le persone che non stavano bene. I bambini sono meravigliosi. Sono convinto che nel petto di un bambino batte sì un piccolo cuoricino, ma grande abbastanza da contenere tanto amore da far fronte a tutte le sofferenze del mondo. In questo foglio ritrovato ci sono parole, preghiere, persone, c'è una vita piena di attesa, piena di fiducia. Tu, caro Gesù bambino, sei entrato in questa attesa. Ti sei fatto come noi. Ogni uomo o donna che attende di realizzare la propria vita, attende te. Tu ci vieni incontro proprio facendoti bambino, pieno di amore e di speranza. Una speranza che fa sue le speranze dell'umanità intera. Caro Gesù bambino, scriverti di nuovo mi fa stare molto bene. Credo che diverremo ottimi amici di penna. Con affetto, Francesco.